Mike Tyson si era dimenticato di essere in TV e aveva oltrepassato ogni limite con questa modella. Le sue carezze non erano appropriate e a Maradona tutto ciò era sembrato disgustoso. Questa è la nuova camiseta. Io te la voy a firmar para ti. Y ella es una amiga mía. No. Te la puedes abrazar. No, I forgot. Me olvidé que estábamos en televisión. Le immagini potrebbero sembrare inoffensive, ma quel che si nasconde dietro è chiaramente un'innegabile violenza verso le donne. Ecco qui come l'ex pugile si divertiva nella sua villa in attesa del processo, che nel 1992 gli avrebbe strappato la libertà. Apriva le porte della sua casa a dozzine di fan e passava la notte in loro compagnia. We're learning that Mike Tyson continued to live the wild life even after he was charged with This was Pablo Guzman found a rarely seen home video taking us inside Tyson's private world. Listen carefully, the audio is hard to understand and what you can hear is really explicit. Persino le testimonianze di sua moglie, che di certo lo conosceva meglio, erano piuttosto scioccanti. He's got a side to him that's scary. Michael is intimidating, to say the least. I think that there's a time when he cannot control his temper, and that's frightening to me, or to my mother, and to anyone around. It's scary. Tutti erano a conoscenza del fatto che l'ex pugile americano avesse un temperamento alquanto esplosivo, ma all'epoca nessuno ne aveva mai parlato in TV. What happens? He gets out of control, throwing, screaming. Does he hit you? He shakes, he pushes, he swings. Sometimes I think he's trying to scare me. There were times when it happened when I thought I could handle it, you know. And just recently I've become afraid. È bastato un solo anno all'attrice Robin Givens per poter capire che c'era qualcosa che non andava nella relazione con Iron Mike e ormai sentiva il bisogno di urlare al mondo intero quanto fosse violento. I can't imagine that anyone could live with Mike Tyson and not recognize that there was a problem. Let me say this. I mean, there are times when Michael is manic and he's incredibly abusive. Not physically. Mentally, verbally abusive. I can't imagine that anyone would live with Mike Tyson, the one that I know, the one that I see, and not recognize that there's a problem. Tuttavia, l'ex atleta, uno dei più importanti in tutta la storia del pugilato, aveva una spiegazione per difendersi dalle accuse. Non voleva ammettere tutto quel che si diceva sul suo conto. It's been unfair, definitely, but I had a lot to do with it being unfair. You know, the way I've talked to people and exaggerated stuff and all that stuff. So whatever it was, the common denominator was that I was there, that I caused some of it too. So it didn't just come osmosis off the air, like, wow, Mike Tyson's a woman abuser and we have no evidence. No, I'm a human being, I've abused women, women abused me. It was like a twin blade, we both abused each other. L'argomento sulle donne è sempre stato piuttosto polemico. Il fatto è che persino negli anni 90 Mike è stato accusato di violenza sessuale, con una condanna di 10 anni di carcere, di cui ne aveva scontati soltanto 3, visto che infine è stato messo in libertà per buona condotta. Ma per la star della box, le accuse di Desiree Washington erano soltanto delle semplici menzogne, poiché lui sosteneva di non aver fatto nulla. So did you do this? Did you that slimy bitch. Eppure, vari anni prima di questa intervista, il campione classe 1966 aveva lasciato intendere che si trattava della pura verità. I was young, you know what I mean? I wanted to have fun, I enjoyed having fun. And maybe I took it further, whatever. Ese tiempo dentro de la cárcel, sin duda, le afectó y no sabremos cuánto, porque tanto mentalmente como físicamente Mike no tenía acceso a lo que le daba paz y a lo que regulaba tal vez su estado mental, que era estar dentro de un gimnasio de boxeo 3 veces al día, 6 horas al día.
Mike Tyson sarà sempre riconosciuto come un pugile iconico che ha fatto la storia, ma anche per tutti gli episodi di violenza che l'hanno visto come protagonista. Eppure, malgrado le accuse, lui continua a difendersi. I had fights with women. I was a young kid. I know nothing about any kind of relationship with women. And I don't know. What do you want me to think? Am I a monster? Am I a brutalizer? Do I hate women? No way.